Che tipo di alleanza dobbiamo fare con Putin? Guardi, io ragiono prima da cittadino e mi domando, ho visto guerre fatte in tutto il mondo per salvaguardare interessi economici. Adesso invece mi sembra incredibile che in Siria e in Iraq ci sono mille dubbi se intervenire per far fuori degli sgozzagole che hanno massacrato non soltanto con gli attentati in Europa civili europei, ma stanno uccidendo ogni giorno migliaia di bambini che magari non sono sotto l'occhio di qualche macchina fotografica, però muoiono lo stesso. E lo ricordo a tutti. E questo mancato intervento è gravissimo. Putin è l'unico che è intervenuto. Io ricordo quando Salvini ha fatto il viaggio in Russia, scandalo generale di tutta la politica italiana. Putin è l'unico che sta intervenendo. Adesso io non contesto le opinioni che uno possa avere su Assad, sulla Siria ed altro, ma è l'unico dittatore che c'è nel mondo? È l'unico dittatore che c'è nel mondo che bisogna prescindere, farlo fuori, lasciare e sguinzagliare l'ISIS in quelle terre e contro quegli stessi popoli? Io ricordo che ad Aleppo, non la Lega ma il vescovo di Aleppo, ha dichiarato che su 150.000 cristiani, 100.000 sono stati estirpati dalla loro terra. Allora intervenire solo quando c'è il gasdotto da difendere e non quando ci sono delle vite da salvare, penso che sia una politica nefasta che ha portato a queste conseguenze.